Ciao a tutti, eccomi qua con la manina, bentornati, nuovo cassettino di rossetti che non decluttero, è semplicemente un controllo che voglio fare io di tutti i rossetti MAC che ho e dovrei anche averli messi tutti, scherzavo, me ne manca uno di un'edizione limitata che avevo preso l'anno scorso e che tiro immediatamente fuori in modo da avere tutte le cose insieme. Così ne ho anche approfittato per svuotare delle borse dove avevo altra robetta che mi ricordavo di avere, quindi tutta quella andrà messa nello spazio opportuno per l'utilizzo o eventualmente una scorta, e sicuramente ci sono dei prodotti di scorta. L'ultimo prodotto che mi mancava da inserire in questa cassettiera, che sicuramente non ci starà, è questo rossetto di un'edizione limitata di MAC, il Vagasa Twirl, ed è questo bellissimo rossetto con il pack tutto fiorito ed è un nude. Non compro più rossetti di MAC, non tanto perché altro consumo ne ha messi nella categoria dove praticamente hanno un fracco di ingredienti negativi. Se riesco a trovarvi il link ve lo metto nell'info box in modo da adocchiarlo, ma semplicemente perché quando io passavo da MAC avevo dei negozi fisici facilmente raggiungibili e spesso compravo le cose in saldo. Non lavorando più a Venezia, non lavorando più a Mestre, sì, avrei la scusante di andare al Corner, alla Nave de Vero, a Marghera, però non mi pare il caso, perché comunque di rossetti MAC ne ho abbastanza. Adesso ne vedrete insomma altri. Questo è il primo che comunque tengo e presumo che terrò tanti altri. E in passato ho declutterato rossetti MAC, non li ho sempre tenuti tutti quanti, e diciamo che ecco, potrei iniziare a smaltire un po' di scatoline, soprattutto le scatoline quelle normali. Allora, le edizioni limitate magari cerchiamo di metterle insieme, e invece la mia logica era quella di suddividerle un po' per colore. Mi sa che questa volta cambio e metto tutte le edizioni limitate, quindi in compresa a quella c'è questa qui, e sto cercando disperatamente l'hot chocolate anche usato. Io sono riuscita a trovare il Plum Princess, non so se era di questa edizione limitata o di un'altra, però credo più di un'altra, e questo ovviamente è il colore che avevo scelto di quell'edizione limitata, un viola smorto. Se mi conoscete, o smorti, o rosini, o berry, ma non più di tanto fucsia, ne vedrete, ma con il passare del tempo sono diminuiti, e questo pack lo amo da impazzire. Come amo da impazzire anche questo qui, che ho trovato in offerta tipo 9,90€ da Pinalli l'anno scorso in estate. Questo purtroppo mi sa che è un fucsia, sì, più tendente al ciclamino, come dico io, non è proprio un fucsia super acceso, e il colore è il Both Cheeks, usato qualche volta l'estate scorsa. Lo devo sicuramente riprendere tra le mani, non li annuso neanche perché so che sono tutti nuovi e non sono andati a quel paese. Poi dopo anche questo, la Brook Candy, questo è un bellissimo colore scuro, Witching Hour, l'ora delle streghe. E di questa ho anche la matita, se non mi ricordo male. L'avevo preso nel negozio MAC monomarca a Venezia, centro storico. E questo è un bellissimo viola scurissimo. Di MAC mi permetto di prendermi i colori più particolari. Diciamo che i nude li tengo più da low costo, medio costo. E su MAC ho sempre investito su colori che o andavano o erano più particolari. Poi ne ho due di questa edizione limitata qui, non so dirvi il nome, e non vi ho più che altro detto i finish. Allora,
Questo qui, il Vagasa Twirl, penso che sia come il Twirl, ma non ne sono certa perché non è specificato. Questo qui invece era un matte, il Plum Princess. Ho un po' quasi tutti i finish. Il Both Cheeks dovrebbe essere un amplified, no, un matte, scusatemi. Anche questo era un matte. Io amo gli amplified di matte. E i satin, non più di tanto i retro matte perché sono abbastanza secchi. E questo è un altro matte, ne troverete tantissimi. Quello che mi manca d'appello è Russian Red, ma che conto di prendere facendo un back to MAC. Questo qui è Twig, quindi un bel nude che ho voluto prendere in edizione limitata con questo pack. Di solito è un colore che si trova anche in linea permanente. Va a Aruba perché è un nude molto carino. E dei nude più famosi io li ho quasi tutti, ma li vedrete dopo. Twig è uno di questi. Poi in offerta avevo trovato il Beech Nut e questo qui è un altro matte, mentre l'altro era un satin. Avevo iniziato con i cream sheen, ma dopo non li ho più presi. Se avete visto un taglio è perché ho ricevuto una telefonata, quindi riprendo il discorso. Un altro rossetto della stessa edizione limitata di Twig è questo qui, della versione matte, il color Beech Nut, ed è un altro viola smorto. Li ho collezionati quasi tutti questi con le edizioni limitate. Non ho, vi ripeto, più seguito le edizioni limitate di MAC. Non per questione di inci, ma per questione che i rossetti di MAC li voglio sempre vedere fisicamente prima di comprarli, a parte magari quelle cose che ho preso in sconto da Pinalli, che le ho prese perché avevano un prezzo super 9,90 euro. So che sono purtroppo anche aumentati i prezzi, una volta costavano 19, adesso siamo sui 21 se non mi ricordo male, e va ben così, insomma. Non sarebbe un va bene così, però aumenta tutto, chissà che aumentino anche le busta paga, le buste paga. Hot Tahiti, questo qui è un glaze. Un colore che mi ricorda tantissimo Ornitorella perché lo utilizzava un fracco. Ed è un bel nude, credo che non si trova però più in commercio, però qui rimango sempre con le edizioni limitate che rimangono con la loro scatolina. Questo qui invece è Craving, perciò si può buttare la scatola di carta ed è il primo amplified che vi faccio vedere. Un amplified sempre su questo nude portabilissimo, un tipo 08 di Rimmel. Per farvi un'idea, non puzza e questo va a finire in uno dei prossimi cassetti che apriremo. Poi dopo Mer, spray per mega usato, un nude matte. Per questo butto via la scatola e questo è il colore, un bel rosa opaco. Anche questo non puzza. Non vedo l'ora di finire il primo cassetto in modo che non mi si spostino più le scatoline. E dopo anche lo Show Orchid, che è un altro amplified. Questo qui è purtroppo un fucsia, quando ancora avevo la mania dei fucsia e lo tengo. Sarebbe da dare via, se vedo che non lo uso ancora lo do via, però per ora voglio tenerlo. Qua che cos'ho? Un Cream Sheen Magic Spell. Bellissimo questo. Questo sicuramente faceva parte di una collezione natalizia, però lo voglio mettere sì, qui sopra. Non credo sia facente parte di una collezione permanente, o almeno posso anche sbagliarmi perché non li conosco tutti e quindi questo lo metto di qua. Dopodiché si può togliere Man Love Mystery, un altro matte, la scatolina e mi tengo solo la confezione basica con un altro violetto, bello anche questo. Quando ero in fissa con i viola, non che adesso non lo sia, ma li uso un po' meno.
Boyfriend Stealer, un cream sheen. Il secondo che vi mostro, buttiamo via la scatolina, ed è scuro. Beh, carino. Non mi ricordavo neanche di averlo. Ecco, questo è importante. Quando si fanno i declutter in inventari, scoprite tanti di quei rossetti, almeno per quanto mi riguarda, che non pensavo neanche di avere. Un altro matte. Have Your Cake. Penso sarà un nude. Sì, però un nude che con cake, secondo me, c'ha poco a che fare con questo orchidea. Un violetto. Poi un'altra edizione, ne ho due qua di edizioni limitate. Questa qui con i frutti, avevo preso diverse cose, soprattutto palette, ed è questo colore qui, bellissimo, ed è il Sissi Mi, ed è un satin questo. Come vedete i lustre, secondo me ne ho uno, i frost, ne avrò solo uno in totale. Non vado matta per quel genere di finish e mi manca un ultimo spazio per un'edizione limitata, che è questa qui con il pack viola lucido, un altro matte, giustamente. E questo qui, da questo meraviglioso pack, che poi era stato copiato anche da Make Up Revolution, è questo, un viola. Non so se rende, perché ho visto nei precedenti video che è un po'... se ve la avvicino non mette più di tanto a fuoco, però a me l'importante non è farvi vedere che cosa ho per elogiare quello che ho, ma per farvi capire che qualche volta è meglio dare un po' una controllatina a quello che si ha per declutterare o buttare via. Questo si chiama Evening Rendezvous. Queste sono un po', oltre a parte che voglio tenervi compagnia, ma l'utilità dei miei video è semplicemente quella di andare a vedere nei vostri cassetti e spolverare, guardare, smaltire. Fate un po' voi. Allora, mettiamo tutti i rossetti senza scatolina. Ho recuperato diverso spazio. A me piace metterli così e poi dopo ne metto due in verticale. Ho un altro satin Amorous, ma non so se sia questo. Infatti è un Hang Up, il primissimo rossetto MAC che ho avuto, comprato su un gruppo di Facebook perché non veniva utilizzato dalla proprietaria. Con il senno di poi non lo farei più, perché piuttosto preferisco prendermeli nuovi, ma quando ho fatto queste cose non lavoravo, non me lo potevo permettere un rossetto nuovo di MAC. Un matte lipstick, il Viva Glam Ariana Grande 2. Per questo so che è un Viva Glam, dovrei tenere le scatole, ma non c'ho voglia. E quindi mi tengo solo il rossetto, che è un altro violaceo. Eccolo qua. E di conseguenza dovrei averne un altro, sempre di Viva Glam, però è Miley Cyrus. Un altro Amplified. Questi qui li avevo presi a Milano perché lavoravo ancora con gli indiani, andavo per gli showroom dei mobili e prima di tornare a casa passavo nel MAC che c'è in stazione e li recuperavo. Questo è un fucsia, però come vedete, insomma, ne ho solo due per ora fatti vedere di fucsia di MAC. Sì, vediamo se invece di metterli in... ecco, vediamo così... così, così, forse riesco a farli stare senza metterne uno sopra l'altro. Esattamente, esatto. E quindi qua sono a posto. E poi ho l'ultimo cassetto. Con questo video ce la spicciamo. Abbiamo un cream sheen ravishing, anche questo comprato su un gruppo di Facebook, e tra l'altro è uno di quelli che vorrei portare avanti prossimamente, perché ha un marroncino che non andrei più di tanto ad utilizzare. Non puzza, ma lo voglio portare avanti perché non è un colore che mi piace. Dopo Hot Gossip, che è un cream sheen, anche questo utilizzato tantissimo,
Questo ho sempre preso nei gruppi di Facebook, ma era nuovo da una che è truccatrice e quindi aveva uno sconto con MAC. Dopodiché ho un Please Me in matte, e questo so di averlo utilizzato abbastanza. Ce l'ho anche in Mini Italia perché me l'aveva regalato Zelda Bellarte, che ringrazio tantissimo. Quindi quello piccolino, magari lo tengo da borsa, quello grande per ora sta qui. Milan Mod, un lustre. Il primo lustre che vi faccio vedere è questo qui, ed è un rosato con glitter. Diciamo che tra tutti forse era quello più portabile, secondo me. Infatti tende a essere super lucido. Non vedo l'ora di tirarli fuori questi qui di MAC, perché se li ho, li tengo qui da riguardo, ma dovrei anche utilizzarli. Satin Rebel, famosissimo questo. Quando ho iniziato a prendere cose di MAC, ho iniziato a prendere i rossetti dai colori più chiacchierati e che potessi portare. Tipo non ho preso Diva perché è troppo rosso, non ho preso Russian Red, giustamente. Ho puntato più sui berry, sui rose e sui viola, come avete visto. Un altro matte, il Deep Rooted. Ovviamente un color affumicato, smorto, che a me piacciono da impazzire. Sarei anche in grado di portarli in estate. E non vi dico altro. Poi, so anche di avere Stone, chissà dov'è. Forse è qua, perché adesso iniziano i colori più strani. Oh, gli ultimi tre. Il Saint Germain. Ok. Forse abbiamo trovato quello da regalare, perché io questo colore bubblegum non me lo metto, purtroppo. No, non puzza, però no ragazze, questo ci ho provato a tenerlo, quindi per questo tengo la scatolina, perché non lo vado ad utilizzare. Dopodiché mettiamo via quindi i rossetti che vi ho già citato. Anche per questo video ho il declutterato. Un matte, l'Ariana Grande, quello versione 1 e non la versione 2. Li ho tutti e due, questo è super scuro, bellissimo. Bello, bello, bello. E quindi di conseguenza questo dovrebbe essere Stone, il matte. L'Ariana Grande che vi ho fatto vedere prima era un altro matte, se non ve l'ho detto, ma credo di sì. Piuttosto lo ripeto due volte. Bellissimo Stone! Ve lo swatcho questo perché per chi è amante di colori smortini, questa è la morte sua. Bellissimo! E quindi sono riuscita anche in questo caso a far spazio per o una scatolina o due rossetti senza scatolina, ma ciò non sarà perché questo rimarrà pieno così. Non prevedo di comprare rossetti MAC. Sono andata ultimamente da Pinalli e ci ho fatto un giro, ma non ho trovato nulla di particolare, quindi brava me. Per ora questi rimangono un po' il mio tesoro da collezione di MAC e che dovrò risfruttare prossimamente, soprattutto per Ravishing, per Hot Gossip, che è un colore che vado a utilizzare parecchio, Please Me, i rosati, insomma, quelli che poi dopo so che posso ancora ricomprare, anche Merle, per dirvi, e nulla di più. Gli altri, ovviamente, quelli da collezione, un po' con il contagocce, perché sono colori che non si trovano più, a meno che non vengano rilanciati in altre colorazioni, anzi in altre edizioni limitate, perché la colorazione rimane quella, e basta. Quindi qua per oggi è tutto per quanto riguarda i rossetti MAC. Fatemi sapere che cosa avete voi di rossetti MAC, se avete anche voi Saint Germain, lo utilizzate, non lo utilizzate, l'avete già dato via diverso tempo fa. E io ho rimandato come minimo tre volte questo declutter di Saint Germain. L'avevo dato prima via il Relentlessly Red, che era un fucsia retro matte. Come avete visto, non ho più retro matte perché proprio non riesco a sopportarli. Non ho il Ruby V, per dirvi, ma è un rosso, quindi io i rossi li uso molto poco. Non ha senso che vada a prendere colori che porto molto molto poco. Li porterò tipo a Natale, durante le feste natalizie, quindi cosa, 2 settimane all'anno? Non vale minimamente la pena.
mentre tutti questi colori bene o male li sfrutto prima in edizioni o collezioni low cost e poi dopo vado a finire sull'high cost. Mentre un colore così molto simile ce l'avevo anche di Bella Oggi, che avevo dato via più di un anno fa di sicuro. Con questo è tutto, ciao, al prossimo video.